Ciao ragazzi e ciao ragazze, bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video. Oggi book review, come vi avevo già preannunciato sui miei social, soprattutto su Instagram. Vi lascio il link nell'info box per chiunque volesse seguirmi sia su Instagram che su Facebook, che sul mio blog e su Twitter, che sono i social diciamo che uso di più. Come promesso, appunto, è arrivato il momento di recensirvi il quarto libro della saga di Lisa James Smith, I diari delle streghe, che appunto stavo leggendo e che ho finito qualche giorno fa. Si tratta appunto di questo libro che vi ho fatto vedere già, questa è la quarta volta che ve lo faccio vedere. Eccolo qua. L'ho preso su Amazon, come vi ho detto, vi lascio il link nell'info box per chiunque volesse acquistarlo. Sono quattro libri in uno, ho trovato molto conveniente, l'ho pagato mi pare 9 euro e qualcosa, non vi ricordo, perché per quattro libri è comunque un prezzo molto molto buono. Vi lascio nell'info box anche le recensioni, le altre mie tre recensioni sugli altri tre libri di questa saga, per chiunque volesse vederle, perché naturalmente prima di vedere questa dovreste vedere le altre, anzi vi esorto a leggere i libri a mano che vedete le recensioni, perché ovviamente in ogni recensione ci possono essere degli spoiler quando comunque vi spiego velocemente la trama, perché comunque vi ho parlato dei personaggi già nella prima mia review di questo, del primo libro della saga, quindi non mi ripeto, così il video non dura un'eternità. In questo quarto libro vedremo che a New Salem imperversa il male e Feye sembra essere passata al lato oscuro, come comunque già si era capito che fra tutte le streghe del circolo lei era quella più predisposta al male. Sembra essere passata appunto al lato oscuro e come appunto gli aveva preannunciato la nonna, Cassie sarà comunque la chiave per risolvere questa faida, questa guerra che c'è a New Salem. Ci riuscirà? Cassie e i suoi amici riusciranno a sconfiggere Black John e a riportare la pace a New Salem, questa volta definitivamente? Questo lo scoprirete leggendo i libri, quindi io non vi preannuncio niente. Cassie è la chiave, però bisogna vedere se davvero riusciranno a sconfiggere il male che imperversa New Salem, e questa volta definitivamente, come appunto vi ho detto poco fa, perché Black John è solito ogni tot di anni ritornare a New Salem e portare scompiglio per vedere i suoi piani avverarsi. Quali sono i suoi piani, come porterà scompiglio, lo scoprirete leggendo i libri. Adam e Cassie riusciranno a stare insieme? Lo scoprirete leggendo i libri. Questo quarto libro, che cosa ne penso? Questo quarto libro mi è piaciuto anche molto. Ci ho messo leggermente di più degli altri a finirlo, più che altro perché non ho avuto tempo in questo periodo. Comunque mi è piaciuto molto, anche in questo caso la lettura è stata scorrevole. Il quarto libro si intitola Il Potere. È stata molto scorrevole, molto piacevole, a tratti anche diciamo divertente. Vedremo Cassie crescere ancora di più come strega, vedremo una Cassie diversa, vedremo comunque le persone che compongono il circolo, le altre streghe, apprezzarla molto di più come strega, e vedrete in che modo apprezzeranno Cassie come strega. Il legame fra Cassie e Diana diventerà sempre più forte, saranno sempre più amiche, sempre più unite. Naturalmente lei sarà sempre innamorata di Adam, anche se lo lascerà a Diana, se lo lascia comunque a Diana nel corso dei libri. Vedremo come finisce, vedrete, perché io lo so come finisce, vedrete come finirà questa storia, questo triangolo tra Adam, Diana e Cassie. Che era praticamente la cosa che mi incuriosiva di più quando io ho visto il telefilm, perché hanno fatto un telefilm basato su questo libro che però è stato interrotto dopo la prima stagione, purtroppo, perché comunque era un bel telefilm, quindi comunque ero rimasta in aria. È stato questo a spingermi a leggere questi libri, che comunque già conoscevo.
conoscevo, ma che non mi avevano mai ispirato più di tanto, perché le streghe non sono esattamente le mie creature fantasy preferite. Come sapete, più volte vi ho detto che le mie creature fantasy preferite sono i vampiri, quindi qualunque libro di vampiri ci sia io l'ho letto, tranne quelle di Anne Rice, perché ne ho letto uno e non mi piace molto il modo in cui scrive, non lo so, ho letto mi pare il diario del vampiro, Intervista col vampiro se non sbaglio, non mi è piaciuto, se devo essere sincera. Del resto non mi è piaciuto neanche il film, non mi piace, diciamo, il genere, non mi piace il modo in cui scrive, quantomeno non mi è piaciuto quel libro, non so gli altri libri come sono. Se voi li avete letti, lasciatemi un commentino sotto e fatemi sapere, magari consigliatemi qualche bel libro di Anne Rice, magari lo leggerò e lo recensirò e vi dirò che cosa ne penso. Comunque, al termine appunto di questa saga io vi posso dire, come già vi avevo detto nei precedenti video, comunque perché il buongiorno si vede dal mattino, vi posso dire che vi consiglio caldamente di leggere questa saga, perché è davvero molto bella, nonostante, come ho già detto, la storia d'amore fra Cassie e Adam e il triangolo non sia il fulcro del libro, però nonostante tutto questa scrittrice è riuscita a rendere questi libri davvero davvero molto 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 interessanti, almeno per quanto mi riguarda. Sicuramente questa saga mi è piaciuta più dell'ultima che ho letto, che era quella di Josephine Angelini, che vi ho recensito anche, vi lascio tutti i link nell'info box, vi lascio direttamente la playlist delle mie book review, perché come sapete ce ne sono delle altre sul mio canale, quindi vi lascio il link della playlist della book review nell'info box, ok? Va bene ragazzi, questo è tutto. Io ho iniziato a rileggere una delle mie saghe preferite dopo quella di Twilight, perché la mia preferita in assoluto è quella di Twilight, e io sto parlando della saga della stirpe di mezzanotte. Ho ricominciato a leggere questi libri, così a mano che finisco i libri ve li recensisco. Ma vi dico già che è una saga meravigliosa, che già vi consiglio perché comunque l'ho già letta, quindi... Però ci tenevo a recensirvi libro per libro, siccome i libri sono tanti, mi pare che sono 13 libri se non erro, mi sto rileggendo intanto il primo. Ok ragazzi, per oggi è tutto, vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciatevi un like, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video che metto, attivate anche la campanella così vi arriverà una piccolissima notifica nell'email, nell'app di YouTube, che vi avviserà quando metterò un nuovo video. Ciao ciao e al prossimo video!